Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Marisa Laurito fa una confessione spiazzante in diretta televisiva, nessuno se lo aspettava, dettagli e le curiosità. Una delle donne che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo italiano con le sue grandissime competenze artistiche è proprio la simpaticissima Marisa Laurito. Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di recitare al fianco della compagnia teatrale di Edoardo De Filippo e poi il resto è pura storia. Ultimamente, si è resa protagonista di un episodio alquanto spiazzante in diretta televisiva, ecco cosa avrebbe raccontato. La bella Marisa Lasse 1951, ha sempre avuto la grande passione per il mondo dello spettacolo. Tanto che a soli 18 anni ha ottenuto il suo primo ruolo all'interno dello spettacolo teatrale diretto da Edoardo De Filippo chiamato Le bugie con le gambe lunghe. In una intervista, ha rivelato che era andata più volte a spiare le prove del grande regista e attore mentre provava al Teatro San Ferdinando. Pian piano, Marisa si fa spazio all'interno del mondo dello spettacolo e comincia a collaborare negli anni 80 con i più grandi dell'epoca, tra cui Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Oltre a amare particolarmente l'arte della recitazione, Marisa coltiva anche il sogno della pittura. Infatti, in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Nuovo TV ha ammesso: "E pensare che all'inizio non volevo che si sapesse che dipingevo ed ero solita attribuire le mie opere a una pittrice araba". Marisa Laurito, la confessione che spiazza tutti in diretta TV. Nel corso della sua splendida carriera, Marisa Laurito si è lasciata andare più volte ad alcune confessioni che hanno lasciato tutti senza parole, soprattutto alcuni telespettatori e alcuni conduttori. Qualche tempo fa, in una intervista rilasciata ai microfoni di Francesca Fialdini, la bella Marisa Laurito nella trasmissione Da noi a ruota libera ha lasciato tutti senza fiato. Durante un collegamento del grande cantautore Enzo Graglianiello, con cui ha debuttato qualche mese fa con un nuovo spettacolo teatrale, quest'ultimo ha fatto una raccomandazione che ha spiazzato proprio tutti: "Mi raccomando, quando finiamo lo spettacolo vai più piano sull'autostrada perché tu corri come una pazza". Dopo aver sentito le parole del suo amato collega, Marisa ha ammesso: "Io devi sapere che adoro molto la libertà ed ho imparato a guidare la macchina a 50 anni. Io guidavo prima ma senza la patente. No, aspetta, per l'amore di Dio guidavo con qualcuno a fianco, no, perché altrimenti becco 300 multe. E non corro, corro come si può correre,